tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Roberic e oggi è lunedì e come tutti i lunedì, caso crime. Ma prima di iniziare con la storia di oggi, vi invito ad iscrivervi al mio Instagram e al mio TikTok. Il 26 agosto 2010 scompare ad Avetrana una ragazzina di 15 anni, Sara Scazzi. Forza dell'ordine, amici, parenti, volontari battono palmo a palmo le campagne intorno ad Avetrana, il paese del Tarantino, dove dal 26 agosto è scomparsa una quindicenne. Se Sara magari avrà parlato con qualcuno, non lo so. Prendiamo la macchina, facciamo un giro, vediamo se la troviamo in paese. Speriamo solo che si sentano qualcosa nel cuore o la coscienza. Il suo corpo verrà ritrovato il 6 ottobre 2010 in un pozzo raccolta acque di Contrada Mosca, nelle campagne di Avetrana. Ma vediamo cos'è successo in questi due mesi. Questo caso è veramente contorto e difficile da spiegare, quindi cercherò di fare del mio meglio, perché ci sono state un sacco di testimonianze poi ritrattate, accuse a vicenda tra i vari protagonisti di questa storia. Nonostante ci siano intercettazioni e i colpevoli sono stati puniti, continuano a dichiararsi innocenti. Quindi, per evitare di fare un video troppo lungo, cercherò di limitarmi a raccontare i fatti. Quel giorno Sara Scazzi, 15enne, doveva andare al mare con la cugina Sabrina, 22 anni, prima dell'inizio della scuola, un'ultima gita in compagnia prima del rientro al secondo anno di scuola alberghiera. Le due, nonostante la differenza di età, erano molto legate e per Sara, Sabrina era sicuramente un lascia passare per poter uscire la sera e stare in compagnia anche di gente più grande di lei. Dopotutto era in quel periodo dell'adolescenza dove si inizia a essere consapevoli del proprio corpo che cambia, delle possibili storie romantiche con i ragazzi e la voglia di uscire, di stare in compagnia, andare nei pub e rendersi indipendenti appunto dai genitori. Sicuramente Avetrana è un posto piccolo e monotono e queste uscite erano l'unico sfogo di una quindicenne per poter evadere dalla vita sedentaria di casa e dalla famiglia. Niente di diverso da quello che fa un qualsiasi ragazzo alla sua età. Sara era uscita di casa intorno alle 14:30 più o meno e doveva andare a casa degli zii, Michele Misseri e Cosima Serrano, proprio per raggiungere Sabrina. E le due case distavano l'una dall'altra un centinaio di metri, ma proprio in questo tragitto scompare e di lei non si saprà più nulla, nemmeno risponderà più al cellulare. La scomparsa di Sara ebbe un immediato ed enorme risalto mediatico. Gli inquirenti iniziano a indagare sulla vita privata di Sara e iniziano a cercare nei suoi diari, nel suo Facebook, nelle sue abitudini. Questo per capire se è potuto essere solamente un allontanamento volontario. All'ora di pranzo di quel 26 2010, Sara riceve il tanto atteso messaggio da Sabrina. Si va al mare. E così, insomma, felice di questa giornata in compagnia, si prepara un pranzo veloce, non aspetta di pranzare con i genitori e si dirige di corsa verso casa della cugina. Nessuno in casa la vedrà uscire perché tutti impegnati nelle proprie faccende di casa e lavorative. E sarà per questo che mamma Concetta non riuscirà a dare in maniera dettagliata indicazioni su come era vestita sua figlia quando è scomparsa. Alle 14:28 Sabrina riceve uno squillo di conferma da Sara, dal cellulare di Sara. Questo perché Sara quel giorno non aveva credito nel cellulare, quindi come si faceva allora
ha fatto uno squillo, il classico squillo di conferma. Esce con zaino, MP3, infradito, telo ed è pronta per la sua giornata al mare. Mamma Concetta, dopo aver fatto le sue faccende di casa, va a coricarsi a letto, visto comunque l'estate torrida, siamo al sud, dopo pranzo fa veramente troppo caldo, ma quando arriva in camera vede che ci sono 3 chiamate da parte di Sabrina. Ma proprio in quel momento Sabrina sta suonando il campanello di casa Scazzi. Sabrina è in compagnia della sua amica Mariangela Spagnoletti e della sorella Alessandra e chiede proprio a Concetta: dov'è Sara? La stiamo aspettando, cioè dov'è finita? Ma è pronta? Ma Concetta comunque aveva capito che Sara era già uscita. E quindi Sabrina, con le sue amiche, decide di ritornare a casa. Una volta a casa, chiede a Michele Misseri, suo padre, se ha visto Sara, il quale dice no. A questo punto riprendono la macchina e ritornano a casa di Sara. La situazione sembra strana. Dov'è Sara? E quindi i genitori iniziano le ricerche per Avetrana. Ma ci saranno anche altri abitanti di Avetrana che si uniranno a queste ricerche. È stata presa, non si è allontanata. Vorremmo ricordare cosa indossava Sara quando è scomparsa. Se Sara magari avrà parlato con qualcuno, non lo so. Prendiamo la macchina, facciamo un giro, vediamo se la troviamo in paese. Ragazzi, per favore, dai, su, dovete stare fermi. Speriamo solo che si sentano qualcosa nel cuore o la coscienza. Può essere anche che magari qualcuno l'aveva già adocchiata. Qui iniziano le incongruenze di questa storia e riguardano soprattutto Sabrina. Quel giorno, a detta dell'amica appunto Mariangela, lei stava aspettando le sue amiche e Sara per strada. Strano, perché di solito, a detta di Mariangela, appunto con il caldo che c'è, saremmo insomma andate in casa ad aspettare chiunque di noi avesse fatto ritardo. E quando Mariangela è arrivata, oltre a trovare Sabrina per strada, la trova anche molto molto agitata, che cerca di telefonare a Sara. A questo punto mi chiedo: Sabrina voleva tenerle fuori di casa? E per quale motivo? Durante il tragitto in macchina, mentre si dirigono da casa Misseri a casa Scazzi, sempre a cercare Sara, Sabrina, in modo molto molto ossessivo e agitato, continua a dire: l'hanno rapita, l'hanno rapita. Alla sera, dopo ore di ricerche e di Sara non si sa nulla, Sabrina con mamma Cosima vanno a casa Scazzi per aiutare e cercare indizi su dove possa essere appunto Sara. Sarà proprio qui, a casa di Sara, che Sabrina propone di controllare nei diari segreti. E sarà proprio da questi diari che si evincerà un rapporto di amore e odio tra le cugine. Il classico rapporto che c'è tra fratelli, però con una punta di gelosia che è ridondante nelle pagine di Sara. Questo perché Sabrina è gelosa di Sara. Le due spesso escono con Ivano Russo, 28 anni, un amico di Sabrina, ma molto probabilmente qualcosa di più. E Ivano dedica attenzioni premurose anche a Sara, e questo Sabrina non lo accetta, fa fatica proprio ad accettarlo, e per questo motivo litigano spessissimo. Sabrina e Sara sono sempre a litigare su questa gelosia, e anche la sera prima hanno litigato e lo scrive Sara nei suoi diari. Il rapporto tra Sabrina e Ivano non è un vero e proprio rapporto, diciamo che è un rapporto non corrisposto. È Sabrina che è invaghita di Ivano, è Sabrina che è innamorata, è Sabrina che parla in maniera sempre ossessiva di lui. Lei non riesce a dimenticarlo, mentre Ivano non vuole più che un'amicizia. Saranno le stesse clienti di Sabrina
a confermarlo, in quanto Sabrina era estetista e lavorava in casa, quindi le clienti andavano a casa sua e lei parlava sempre di vano e appunto in questa maniera ossessiva. Era una storia che ormai conosceva tutta a Vetrana. Ma a questo punto gli inquirenti si chiedono: visto che Sabrina si è sempre dimostrata la prima a voler aiutare per ritrovare Sara, come mai però di questo fatto non ne ha mai parlato? L'ha sempre tenuto nascosto. Una volta scartate le ipotesi di rapimento e di allontanamento volontario, sarà mamma Concetta a dire di iniziare a cercare all'interno dei rapporti familiari. Passano giorni e di Sara non si ha tracce. Si ritorna addirittura sui banchi di scuola, ma senza di lei. C'è un altro fatto su Sabrina e che non torna agli inquirenti: il fatto che lei fin dall'inizio ha sempre voluto spostare le ricerche sul possibile rapimento da parte di gente proveniente dal paese natale di Giacomo Scazzi, il papà di Sara. Può essere anche che magari qualcuno l'aveva già adocchiata. Sabrina che esprimeva opinioni, che parlava, faceva gli appelli a Sara. Lei insinua un passato turbolento, un passato non tanto bello del padre a San Pancrazio Salentino. E effettivamente, 3 giorni prima della scomparsa di Sara, Sara stessa, insieme al padre, è stata a San Pancrazio Salentino per passare dei giorni insieme ai parenti. Ma alla fine non c'è mai stato nulla di sospetto in questi 3 giorni. Ci si continua a chiedere dove sia finita Sara e entrano in campo anche sensitivi e paranormale. Ci saranno 3 sensitivi che daranno delle verità che oggi, dopo che si è scoperta la sua vera storia, è veramente inquietante. Ci sarà un sensitivo che parlerà di Sara uccisa e tradita da una donna a lei vicino. Un altro sensitivo che racconterà che Sara è morta e si trova con dell'acqua attorno, molto probabilmente nelle campagne di Avetrana. E poi ci sarà un altro sensitivo che racconterà che Sara Scazzi è stata uccisa, soffocata da 2 donne non lontano da casa sua. C'è un'ultima cosa inquietante di quei giorni che credo abbia un'importanza rilevante. Sara, quando usciva di casa, veniva sempre seguita da una cagnolina randagia che stava lì nei dintorni e Saetta. Quel giorno Saetta la segue, ma da quel giorno Saetta non si è più spostata da davanti casa Misseri. Il 29 settembre 2010 verrà ritrovato il cellulare di Sara semibruciato e non lontano da casa. A ritrovarlo sarà proprio zio Michele, padre di Sabrina e zio di Sara. Lui inizia ad affermare che può trovare Sara, e a questo punto gli inquirenti iniziano a spostare i sospetti su Michele Misseri e Cosima Serrano. Il 6 ottobre 2010, dopo 9 ore di interrogatorio, Michele Misseri confessa: ha ucciso Sara Scazzi dopo un tentativo di stupro e indica il luogo dove ha gettato il corpo di Sara. Tutto questo avverrà in diretta televisiva con Concetta presente a Chi l'ha visto. Concetta, guardi, io non so come dirglielo, lei ha capito che cosa sta succedendo?
Michele indica agli inquirenti il punto dove trovare il corpo di Sara, in un pozzo raccolta delle acque a Contrada Mosca, in mezzo alla campagna di Avetrana. Nei giorni successivi Michele Misseri ritratta la sua confessione. Il 15 ottobre 2010 conferma il coinvolgimento di Sabrina e sostiene che le due stessero facendo un gioco che poi si è trasformata in una lite dove appunto Sara è morta. Il 21 ottobre 2010, dopo 6 ore di interrogatorio, Sabrina viene arrestata con l'accusa di concorso in omicidio. Il 6 novembre, sempre 2010, Michele Misseri ritratta di nuovo la sua versione dei fatti, in quanto si viene a scoprire che sul corpo di Sara non c'è assolutamente traccia di violenza sessuale. Per cui a questo punto Michele Misseri dà la colpa del delitto solo e completamente a Sabrina. Lui avrebbe solamente aiutato la figlia a far sparire il corpo, a occultare il corpo di Sara. È l'8 novembre del 2010, Michele Misseri, allora detenuto, racconta alla nipote Daniela l'omicidio di Sara. Un'intercettazione raggelante, la definisce il giudice, quando il contadino di Avetrana, assalito dai tormenti, non si dà pace per aver nascosto il cadavere della quindicenne nel pozzo, ma ammette che ad ucciderla non è stato lui. Sabrina non mi era Sabrina. Quindi io c'era Sabrina. Che dice che stavo vedendo? Grazie. Non mi era Il 26 maggio 2011 invece viene arrestata Cosima Serrano con l'accusa di concorso in omicidio e sequestro di persona. Prima di tutto si è parlato tanto di invidia, gelosia, rancore. Qui c'è mia sorella. Cioè, però non ho mai sentito che tipo di invidia, che tipo di gelosia e che tipo di rancore. Una volta a scuola, ragazzini della sua età, il padre da 15 anni, Sara è nata là. Cioè prima che nascesse il padre già era a Milano, diciamo. Questi ragazzi dell'età di Sara non lo conoscevano. Eppure una volta gli hanno detto che il padre era un delinquente. E poi a casa è andata a chiedere spiegazione alla madre e lo zio ci ha messo il resto. Il primo giorno pensavo magari, visto l'orario, magari dei ragazzi hanno mangiato, hanno bevuto un po' di più, hanno visto una ragazzina, l'hanno presa e l'hanno buttata via per divertirsi. Io credo che nel cuor suo sa che non c'entriamo niente. Come si dice, il male fa rumore, il bene no. Noi a Sara abbiamo fatto sempre del bene, sempre del bene. Questo perché arriva agli inquirenti una testimonianza che poi verrà ritrattata. Ma riconduce Cosima, che si è sempre detta ignara di tutto quello che fosse successo perché lei era nei campi a lavorare, a essere presente nel momento del delitto. Praticamente il fioraio di Avetrana, Bucoglieri, avrebbe detto di aver visto intorno alle 2 e quindi si anticipa l'orario in cui Sara è uscita veramente da casa, Sara scappare da casa da Misseri e molto spaventata ed essere raggiunta per strada da una macchina dalla quale uscirà Cosima e all'interno della macchina ci sarà proprio Sabrina. E da qui si inizia a sospettare che Cosima fosse presente mentre Sabrina strangolava con una cintura Sara e non avrebbe fatto nulla. Quindi, cos'è successo quel 26 agosto 2010 tra le 14 e le 14:30? È vero che qualcuno ancora dice che è un processo indiziario, però qui c'è un fatto, c'è una famiglia al centro e quello che noi stiamo vedendo oggi, che è riprodotto in oltre 10.000 pagine di sentenze, di elementi processuali, in realtà è stata buona parte dell'inchiesta che è arrivata da Vetrana nei giorni in cui Sara Scazzi era appena sparita e non si sapeva nulla di quello che poi oggi noi conosciamo. La sensazione non era che fosse arrivato qualcuno dall'esterno
a rapire, a prendere, a fare quello che poi è stato ricostruito spesso e volentieri dai protagonisti di questa vicenda. Ma era una questione familiare. Quel giorno Sara aspetta veramente un messaggio da parte di Sabrina, il messaggio arriva e dice appunto si va al mare. Quindi arriva l'ora di pranzo, Sara si prepara e alle 14 più o meno si dirige verso casa Misseri. A questo punto l'orario delle 14:28 che Sabrina ha sempre dichiarato risulta incongruente. Una volta in casa qualcosa deve essere successo, per cui scatta la lite. Molto probabilmente questa lite è sempre legata al rapporto tra Sabrina e Ivano, in quanto Ivano qualche sera prima avrebbe rifiutato un rapporto con Sabrina. Sabrina l'avrebbe detto a Sara, la quale l'avrebbe raccontato al fratello. Quindi, per paura che questa voce girasse per Avetrana, dovrebbe essere appunto scattata l'ira di Sabrina. E sarà Sabrina stessa che strangolerà Sara con una cintura, ma tutto questo davanti a Cosima Serrano. Sabrina mette in scena il suo alibi traballante, si reca in strada, aspetta le sue amiche in strada, fa finta di cercare Sara, di non averla vista, e nel mentre Cosima obbliga Michele Misseri a far sparire il corpo di Sara. Lo portano in garage e sarà qui che il cellulare di Cosima aggancerà la cella del garage e quindi dimostrerà che Cosima invece non era nei campi a lavorare, ma era lì a casa quando Sara è stata uccisa. E successivamente sarà Michele Misseri insieme al fratello e al nipote a portare il corpo di Sara a Contrada Mosca e a lasciarlo lì. Ragazzi, per oggi il video finisce qui e io ammetto che ho fatto veramente di nuovo tanta fatica a rispolverare questo caso, perché ogni volta mi rattrista tal punto che non riesco a trattenere le lacrime. Credo sia un caso veramente assurdo, perché non si può non potersi fidare nemmeno tra parenti, e io veramente non ho parole per quello che è successo a Sara. Ovviamente i protagonisti sono stati accusati e condannati, ma ancora dichiarano la loro innocenza, quindi se ci saranno degli sviluppi al caso ovviamente ve li riporterò qui sul mio canale, ma anche negli altri social, quindi vi consiglio di seguire i miei social che trovate giù nell'info box. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, lasciate un like se il video vi è piaciuto e io vi aspetto il prossimo lunedì con un altro crime. See you next crime.